Speriamo. Ragazzi, non scherziamo, eh. È perfetto. Io. E voi che dite? Mi sta benissimo. Scusi, scusi, ha ragione. Non ti preoccupi. Ah, il telefono? Chi è? Non lo so, è un numero fisso. Esco. Pronto? Sì? Sì, sono io. Mi dica. Paura, rabbia, impotenza. Ma soprattutto non riuscire a provare altre emozioni che non siano paura, rabbia e impotenza. Prima non ero così, ovviamente. Prima di avere un cancro al seno destro con metastasi. Non potrò mai dimenticare quel medico che mi ha fatto l'ecografia. Mi ha detto subito che c'era qualcosa di grande, molto grande. Brusco, come quando ti dicono che hai una caviglia slogata. Secondo me è un tumore, ma come mai non se n'è accorta prima? Mi ha detto. Era grande, ok? Ma che ne so perché non me ne sono accorta prima? Forse perché correvo sempre, forse perché lavoravo, forse perché stavo organizzando il mio matrimonio, forse... Non sono affari tuoi. Ma scusa. Scusa. Annulli il matrimonio, lo vengo a sapere da tua madre. Da tua madre? Io voglio solo stare con te. Non ti rendi conto. Niente sarà come prima. Io sarò sempre peggio. Non avrò più i capelli. Io non avrò più il seno. Ma io ti amo. Ma anch'io ti amo. Ma che c'entra questo? Che cosa c'entra? Il suo è un carcinoma mammario HR positivo R2 negativo. È un tumore che cresce molto rapidamente. E ci sono delle metastasi. Che cosa significa? Che cosa mi devo aspettare? Beh, oggi con il tumore al seno metastatico si può convivere, a lungo anche. È una malattia sempre più curabile. Certo, la strada che abbiamo davanti non sarà facile, questo devo dirglielo. Però noi medici stiamo lavorando per darvi una qualità della vita migliore. Io ce la metterò tutta. Avevo trovato un'alleata, per non dire un'amica.
Una persona di grande competenza che non ha mai smesso di sostenermi e incoraggiarmi. Ho conosciuto donne capaci di affrontare tutto con una grandissima forza, con enorme dignità. Per me, con la che amo ogni volta il panico. Quella volta che ci sono andata da sola poi. Eccoci qua. Grazie. Grazie a lei. Venga. Prego. Senta, vuole che l'accompagni? No, grazie, ce la faccio da sola. Grazie. Signorina, signorina, senta, non so se ne può mangiare, ma io non ho fatto colazione. Qui fanno dei cornetti pazzeschi. Ma accompagna? Eh? Grazie. Andiamo. Aveva aspettato. Era uno sconosciuto. Avrebbe potuto andarsene subito e invece aveva aspettato. Senza di lui sarei rimasta su quel vialetto. Perché da solo non ce la puoi fare. Anche se ci ho messo un sacco di tempo a capirlo. Stiamo per iniziare, Alessandra. Puoi stare tranquilla, andrà tutto bene. Sei in buone mani. Paola? Ciao, io oggi non vengo, mi sposti gli appuntamenti a lunedì. Va bene, grazie. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Ah. Ho sentito tuo fratello, mi ha detto del concerto, dice che ti ha regalato due biglietti per te e Roberto. Sì, ma non ci andiamo. E perché? Dice che la cantante è straordinaria. Perché i posti sono sul prato e i bagni sono troppo lontani. Sto bene. Sto bene. Che dici se ti faccio una tisana, eh? Mamma, sto bene. Va tutto bene? Sicura? Davvero. Ti voglio la tisana. Thank you.
Lo so. Ciao, papà. Vieni pure. Ehi. Ti stanno bene i capelli corti? Ma dillo sul serio. Ti mettono in risalto il viso. Mm-hmm. Vabbè, dai, diciamo che ti credo, eh. Tu invece, se continuerai a perderli un altro po', sembrerai, boh, non lo so, Bruce Willis dei poveri. Beh, Bruce Willis, beh, amica dei miei occhi azzurri. Piacerebbe. Mi piacerebbe. Se me ne accorgevo prima, che poteva succedere? Questa domanda me la sono fatta un sacco di volte. Poi ho capito che era soltanto una perdita di tempo prezioso. E allora basta. Da oggi la smetto. Costa troppa fatica avere paura. Costa troppa fatica essere sempre arrabbiati. Da adesso cambia tutto. Addio rabbia. Addio paura. Addio impotenza. Alessandra, tesoro, sei sveglia? Guarda che siamo in ritardissimo, eh? Alessandra? Sei bellissima. Grazie. Non sono riuscita a dormire tutta la notte per l'emozione. Ma lo sai che invece io ho pensato che tu avessi fatto qualcosa di terribile? No, mamma, ti prego, ancora quella storia del suicidio. Ma l'ho detta una volta sola e non parlavo sul serio. E io non ti ho mai creduta, però. Hai fatto bene. Anche perché io voglio solo vivere. L'unica cosa che voglio. Mi chiamo Alessandra. E ho un cancro al seno destro con metastasi al fegato. Cambiare per forza la prospettiva. Ma oggi scelgo di vedermi splendida. Scelgo di amare. Perché oggi è tutto quello che ho. Tutto quello che conta. Costa fatica anche essere felici. Ma almeno ne vale sicuramente la pena.
che torneremo a guardare il cielo.